Traveling? Yeah, traveling. Oh yeah, but where? Oh, from Italy? Yeah, you have partita IVA. E così inizia il nostro viaggio. Dal nostro hotel ad Hollywood prendiamo un lift, che sarebbe un Uber ma molto più economico, e arriviamo nella zona in cui avremmo dovuto prendere in affitto l'auto che ci avrebbe poi portati a Las Vegas. Siamo arrivati all'hotel vicino alla stazione di Los Angeles per prendere una macchina che ci porterà poi a Las Vegas. E sì, ho detto dovrebbe, perché abbiamo avuto non pochi problemi nel trovare qualcuno che ci fittasse la macchina. E a pensarci ora, effettivamente, quale persona sana di mente avrebbe dato in affitto un minivan a 7 ragazzi italiani che a stento arrivavano a 20 anni per fare un viaggio di 16 ore partendo da Los Angeles, andando a Las Vegas e tornando in 2 giorni. E l'unico che aveva una carta di credito era minorenne, perché negli Stati Uniti si è maggiorenni a 21 anni. E non sappiamo ancora. Cioè, nel senso, io ho provato a pagare con la mia carta, ma ce l'ha rifiutata. Tutti abbiamo provato a pagare con le nostre, ce le rifiutano e stiamo cercando un modo. Bisogna capire se a distanza la mia va bene. Magari con delle foto, non so se... Perché lui, secondo me, copia solo i numeri. Mando a Daniele i riferimenti. Alla fine Andrea, che ringraziamo ancora oggi, ci ha dato una mano dall'Italia dandoci la sua carta di credito. Ce l'abbiamo fatta. L'avventura non era neanche iniziata e già c'erano stati dei problemi, ma noi, cariche come non mai, partiamo all'avventura. Siamo in una specie di autogrill sulla Route 66. È fighissimo. Sembra un set fatto apposta. O sembra Disneyland, non lo so. Cazzo è? Esercito, porco. You said one day you leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. E dopo ore ed ore arriviamo a Las Vegas. Ma che malati! È bellissimo! Questo è il nostro fantastico motel. Sembra molto quei film di paura. Anche queste tende tagliate con un coltello di un serial killer, palesemente, che non sono fatte apposta. Non è design. Potrebbe anche essere tutta un'esperienza che tu fai, che loro ti dicono vai in questo motel e tu entri e fa paura. Capito, cioè, fatta così apposta. Che poi è assurdo, perché è l'unico palazzo che è alto 3 metri e tutti gli altri sono assurdi. Allora, noi non avendo 21 anni non potremmo entrare in un casinò, e quindi l'obiettivo di stasera è proprio quello di entrare in un casinò. Pressoché impossibile. La Torre Eiffel, che tra l'altro è un ristorante, il primo ristorante di Gordon Ramsay. Pazzesco. Qui dove hanno girato Una notte da leoni. Laggiù. Questa è la parte tipo dove perdono la valigia, dove e il taxi auto. Sì. Noi scendiamo casomai. Facciamo anche noi Una notte da leoni. Andiamo. Questo sia uno dei film che mi ha fatto più ridere in assoluto. Bellissimo. Tutti e tre. E comunque è stato molto più semplice del previsto, perché in realtà i casinò sono dentro gli hotel e quindi ci può entrare chiunque. Che se ovviamente per giocare bisogna avere 21 anni. Ad un certo punto, dentro il Caesar Palace, Lorenzo si accorge di un tizio con un tatuaggio in faccia che era uguale, identico a Mike Tyson. Ci avviciniamo e effettivamente, dopo essersi presentato con noi e aver detto di essere davvero lui, Mike Tyson, abbiamo iniziato un po' a insospettirci. E ancora oggi non sappiamo se lui fosse davvero lui oppure no. Questa dovrebbe essere l'Italia in miniatura. La Fontana di Trevi, il Colosseo. È una romana. Ma è brutta, si senti a casa un po'. È come quella vera. Cioè, brutta. È proprio di plastica. Questa invece è Venezia. Hanno praticamente fatto una riproduzione quasi uno a uno del campanile di Piazza San Marco e delle gondole di Venezia, ma al chiuso. Raga, sono le 11:30 di sera. Qua è mattina. No, perché a me era fastidissimo. Yeah. La mia testa sta in... Assurdo, la gente butta i soldi qua dentro. Bene le monetine, ma i dollari in carta. Uno, due... Hai vinto? Non lo so. Non lo so. Oh, hai vinto. 30 centesimi.
Wow. Ora ne hai 40. Dovresti mettere altri soldi. Ma quanto ho vinto? 40 centesimi. Io voglio i miei 40 centesimi. Non puoi. Raga, purtroppo non c'ho tipo un dollaro cash. Però la possibilità di giocare c'è. Nel senso, abbiamo giocato, dai. Per me vale come una giocata questa. Ero là, dai. Perché l'obiettivo era quello di ingannare il casino. Probabilmente per blackjack, poker e tutti quei giochi con le fish è più difficile, perché probabilmente ti chiedono la carta d'identità per cambiare i soldi in fish. Giustamente. Fine della serata, andiamo a dormire e il giorno dopo ripartiamo. Buongiorno da Las Vegas. Il giorno è tutto un altro mondo. Anche se in realtà mi aspettavo di trovarla molto più desolata, in realtà no, è comunque piena piena di gente. La cosa più bella è che qua praticamente le mascherine non si usano più. Mi mancava un po' stare così. Colazioncina, cappuccino ed un brownie. Questa è una statua della libertà di cioccolato. Dopo circa 40 minuti di macchina siamo arrivati a questo lago, che è sulla strada per arrivare al Grand Canyon. Quindi ci siamo fermati ed è molto molto carino. Guarda, muori proprio per scendere. Cioè, qua quanto ti verrebbe voglia di fare i trick su GTA con l'aereo. Tra l'altro là è il Nevada. Qua siamo in Arizona. Quindi ufficialmente in 3 giorni siamo stati in California, Nevada e Arizona. Assurdo. Blame love me now. So blame love me. So blame love me. Stiamo andando verso il Grand Canyon. Questa è la vista. Assurdo. Facciamo una pausa in una specie di autogrill molto molto patriottico. Poco patriottici. Baby Yoda, ma quanto sei bello. C'è solo cibo spazzatura qua dentro, incredibile. Queste sono tipo le ciabatte di muschio selvaggio. Questa è una bibita gigante dedicata a Kobe. Questa è figa. Tanta roba. Pranzettino. A me piace da Subway. Panna e merendini in guandita. Questo è il pranzetto. Questo è il cibo che... Buono. Questi sono gli unici drink che si trovano. Meno di $2. Però o prendi quello o non prendi niente. Che fai, non lo prendi il tè Arizona? Ci dirigiamo verso il Grand Canyon, che si faceva sempre più vicino. Dove cazzo siamo? Sì, così! Arriviamo e dopo aver pagato $50 di biglietto, minchia, prendiamo la navetta che poi ci avrebbe effettivamente portati sul Grand Canyon. Let's go! $50 di biglietto, però è da fare. Arriva. Non è questo. Is that one? Ok. E vi giuro che non ho parole per descrivere le emozioni provate lì. La vista era mozzafiato. E dopo un viaggio del genere, con quella compagnia, con quelle emozioni, è stata veramente un'esperienza incredibile. E faccio davvero fatica a descriverla a parole. Lascio parlare le immagini. Che cos'è? È una cosa assurda. Con questo tramonto è assurdo. Eravamo fisicamente distrutti, ma con il cuore pieno pieno di emozioni indelebili che porteremo nel cuore per sempre. Living a battle is the way it is. Said his body's too old for working.